Oggi è troppo sobrio, perché il nostro programma non meritava un vestito. No, ragazzi, io siccome ho finito i soldi, per l'autofinanziamento ho iniziato a vendere all'asta i miei abiti. Voi ridete, come sempre ridete. Io ne compro uno, è vero, cioè, è vero. Quelli con rosa e mica con sono l'MPS fallito. Costa molto fare una campagna elettorale come fate voi. No, però il problema è che siccome i soldi dei contribuenti non li abbiamo e non li vogliamo, è chiaro che costa molto perché paghi di tasca tua. Quanto è costata la campagna? Finora? Attualmente noi dichiariamo ogni giorno quanto raccogliamo, ci eravamo dati un obiettivo di 2 milioni, abbiamo raccolto 1 milione e 2 rotti. Naturalmente, siccome spendiamo di più e io sono responsabile in maniera patrimoniale illimitatamente, devo mettere di tasca mia. Crosetto, anche per voi? Sì, vale lo stesso discorso, anche noi partiamo da zero, non abbiamo raccolto neanche l'1-2 perché lui è partito prima, quindi per adesso andiamo avanti con le fiduzioni personali. Bene. Beh, è una, almeno un modo serio e libero esempio, di fare politica. Donate, ma queste sono le particolarità, no? Certo. Noi facciamo prestiti, io faccio dei prestiti in fruttiferi, quindi li devo rendere senza interessi bancari, ma glieli devo rendere. Ragazzi, lo so che mi guardate dicendo... Passo un bel po' di tempo a fare. In più non è più il lavoro. Vorrei. Non ho più il lavoro, in più c'è mia moglie. E non solo. Lasciamo perdere. E non solo. Bene, allora. State battendo gli angoli dell'Italia, state andando alle piazze, state facendo i vostri banchetti. Qual è il tema fondamentale in questo momento per i vostri potenziali elettori? Oscar, e poi. Anche perché questo è il modo per spiegare quali sono le vostre proposte. Io parlo e mi viene chiesto, perché io poi c'ho una formula che di solito rispondo molto a domande, più che fare il vecchio comizio. Quindi rispondo alle domande. Le cose che mi vengono chieste sono lavoro, è vero, pensioni, moltissimo, esodati, moltissimo, IMU, tantissimo, quali tasse tocchereste? Tantissimo, come le coprireste, cosa tagliereste? Come le copriresti pure? Sì, no, alcuni chiedono, perché dicono, siccome certo. Io dico, ci sono 5 punti di pressione fiscale in meno di 5 anni con noi, però da noi ce ne sono 6 di spesa, quindi io vi dico capitolo per capitolo dove un terzo viene dai costi generali delle forniture, da questi capitoli anche tot, compreso un po' di bilancio della difesa, troppi marescialli e troppi generali, poi gli spieghiamo come noi interverremo sulle pensioni, non a coprire altre voci di spesa, ma a perequare per chi ha meno rispetto a chi ha troppo con le pensioni retributive e così via. Quindi io passo in realtà il più del tempo a parlare di queste cose qua. Da 3 giorni a questa parte, inutile dire, siccome seguo MPS da anni, come sai, beh, insomma, mi diverto però. Perché diciamo che ci sono alcune cose, avrei preferito fare domande anche a Maroni, perché, tanto per essere chiari, Tramonti, il suo candidato, è quello che ha autorizzato 2 cose. Tremonti, che il tesoro vigila sulle fondazioni, è quello che ha autorizzato l'aumento di capitale, l'altro aumento del capitale, in maniera tale, primo, da autorizzarglielo in una maniera ben eccedente ai mezzi residui propri, ma secondo perché che cosa serviva? Serviva a farlo rimanere in alto in controllo. Allora qui la politica è il PD che la controllava. Berlusconi stasera ha detto non riescono a governare una banca, non potrebbero governare il paese, quindi Berlusconi dà per scontato che è giusto che l'amministrassero quella banca in questa frase. Tanto era vero che Tremonti li ha fatti rimanere in alto nel controllo. Allora, siccome è alleato di Maroni, mi sarebbe piaciuto dirgli, vediamo com'è questa roba, perché il PD da una parte. Poi, se è vero che quei verbali la Banca d'Italia li sapeva, non dobbiamo pensare che la Banca d'Italia, siccome c'era il PD, un grande partito dietro, ci è andata un po' più leggera? La Banca d'Italia... L'hai letto anche tu che quei verbali... Certo che l'ho letto e ne ho parlato anche nelle... Attenzione, perché qui stiamo parlando di una roba, ecco, sì. Non è che PD, ma parliamo di tutti i partiti con le banche. Adesso io conosco Antonio Patuelli da quando sono ragazzino, no? Per vie, per storie diverse. Vecchia storia liberale. Ma adesso, dopo quello che succede, chi mi candida l'ABI presidente Antonio Patuelli? Ma le grandi banche? Bazzoli ha definito testualmente MPS un fatto episodico? Bazzoli? Ma basta! Oh! Ma vogliamo prenderci per i fondelli? O è un'intera classe dirigente italiana? Dove stanno i grandi manager italiani privati? Montezemolo cosa dice su questo? Ma su! Ma chi vogliamo raccontarci che c'è da 5 anni una cosa come quella che si compra Banca 121, fa un mucchio di prodotti. Ti ricordi quante volte riempivamo i giornali sui prodotti che loro piazzavano da Banca 121? È 5 anni e tutti cascano dal pero. E io mi sento dire da Berlusconi, non sanno amministrare una banca, non amministrano il paese. Con Tremonti che ha messo il timbro sul fatto che era la compagnia che non scendeva
E adesso tutti dicono il PD. Certo, il PD a questo punto dice vi sbraniamo. Perché dice vi sbraniamo? Perché ha questo verbo da animale da preda che gli sfugge la preda? Ma perché evidentemente dietro una banca, dietro cui c'è un partito di quella rilevanza, c'erano dei bei patti di potere. Ma perché l'hanno messo Mussari presidente? Oh, ce l'ho messo io? Ce l'hai messo tu? Perché l'hanno messo? Perché il sistema bancario, sapendo perfettamente che la terza banca era la più debole e la più esposta nel patrimonio per come stava traslando le sue perdite, ha messo il più debole dicendo ai regolatori, oh ci siamo capiti, eh? Ma su, ma ragazzi, se vogliamo fare il nostro mestiere dobbiamo farlo. In questo momento parlo da giornalista, sì, anche, però anche da sdegnato, piccolo uomo politico che vorrebbe queste cose un po' cambiarle. Può esserci un crollo in campagna elettorale del sistema? No, non c'è un crollo, c'è bisogno che chi di dovere, e sono in tanti oramai, intervengano. Quella banca è operativa grazie solo a capitale pubblico oggi. Quindi bisogna trovare una soluzione per cui la compagnia faccia la compagnia. La fondazione che la controlla. La fondazione del Montepaschi faccia la compagnia, la si risana. Dopodiché, attenzione, questo significa che tutti i signori delle fondazioni, lo so che Guzzetti adesso direbbe che non c'entra con la politica, certo neanche Guzzetti c'entra con la politica, io sono alto e biondo se Guzzetti non c'entra con la politica, ma su ragazze, ma per favore, ma sì, quando Zingales ha interrotto Bazzoli alla Banca d'Italia, ha detto ma piantatela di parlare banca etica, tutti hanno detto non si dicono queste cose, non si dicono, eccoci qua. Abbiamo bisogno di una nuova politica industriale, abbiamo bisogno cioè di soldi, abbiamo bisogno di investimenti pubblici e privati e abbiamo bisogno anche di un sistema bancario diverso da quello che c'è adesso. Di questo secondo me si dovrebbe sostanzialmente discutere e vedo invece fare una serie di cose che in questi anni in senso generale, non solo in Italia, ma nel mondo si sono determinate, perché la quantità di derivati che ci sono in giro, a volte anche in comuni, regioni e sistema bancario, è un problema che abbiamo da affrontare. Non li porta in consiglio d'amministrazione, cioè dei 2 miliardi di tangenti. Senta, qua chi parla? I giornalisti economici e finanziari. Quando è stato pagato quel prezzo? Prima per Banca 121 vicino a D'Alema, poi per Anton Veneta. Ma non sono mica il difensore del Monte dei Paschi di Siena o di D'Alema io, ma di che cosa avete preso questa sera? No, scusate, scusate. No, fermatevi un minuto. Mi fermo. Lo può far tardito un minuto. No, perché non è che adesso... No, se ve la dovete Nicola prendere, Luca! No, ma che c'entra Landini? Parliamo di Siena, vorrei capire se la vostra ricetta arriva a chi è in una fase di disagio di questo tipo, perché una persona che è in questo disagio, 800 euro, 1000 euro con dei figli, eccetera, la prima cosa che pensa è il mio reddito, certo. E ha ragione. Durante una... come rispondi tu? La che prima sei... domanda è se ci sono i soldi per rinnovarla questa Ti prego, Oscar, e poi perché è la domanda miliardi, delle domande. No? Tre pillole secchissime. Sì. Non è un caso che ieri sera ero ospite con Susanna Camusso al termine della sua conferenza sulla presenza del piano del lavoro. Proprio eravamo ospiti qua, in una trasmissione qua con Lele Gruber. Ho detto il punto unico, pressoché unico, su cui sono d'accordo della cosa toccata ieri dalla Camusso, è quello in cui si chiede più fondi a integrazione degli ammortizzatori. Primo, più? Fondi per integrare gli ammortizzatori. Aspi o non aspi, ma intanto quello resta il problema, visto che sono milioni di ore richieste. Le altre due pilloline. Nella mia impostazione generale, dici, ma tu arrivi a quello, il mio problema è di coloro che stanno a basso reddito disponibile, ma perché stanno a regime di ammortizzatori, ma io li accomuno a quelli che sono giovani e donne, tutti coloro che sono quelli a bassa anzianità contributiva, nel loro diverso percorso di vita e lavoro. Per me basta con questo tabù per cui a parità di reddito realizzato e di lavoro offerto, la pressione fiscale sul reddito e quella contributiva sul lavoro deve essere uguale per tutti. Per me accettiamo la realtà, chi ha minore anzianità contributiva, cioè i giovani, le donne e disoccupati di lungo periodo, per loro, sul loro reddito e sul loro lavoro, la pressione fiscale, quella contributiva, deve essere più bassa. Anche quella contributiva? Ma certo. Altrimenti non ne usciamo. Poi, siamo allo stesso modo. Se riusciamo e vince qualcuno che le tasse le abbassa perché abbatte il debito con lo Stato, cioè chi la pensa come me, gli abbasseremo a quella generale. Ma anche se non abbassiamo la pressione fiscale generale, la mia proposta è facciamolo lo stesso, perché gliele alziamo man mano che il reddito disponibile e le tutele aumentano, altrimenti devono restare basse, perché altrimenti l'incentivo a dare lavoro a loro e mettere più reddito disponibile alle loro tasse, noi non lo realizziamo. Quindi lo so, a sinistra si dirà, tu spezzi il tabù per cui siamo tutti uguali, ma noi non siamo più tutti uguali.
Perché la verità è che loro, come i giovani e le donne che non lavorano, non sono uguali a un quarantenne che ha un contratto a tempo indeterminato. Io la penso. Posso chiederti una cosa? Scusami, però sì. Fammi finire con Crosetto, perché poi facciamo un giro. Perché il tema è, l'ha spiegato chiaramente Oscar. Per me è un dramma venire in una trasmissione con Oscar. Perché? No, perché nel senso che oltre a essere amici la pensiamo esattamente allo stesso. Non capisci perché non mi siete alleati. No, bravo, questa è una domanda della Merlino che no, ma noi lo sappiamo bene, ma non escludo che tanto non finisce il mondo con queste elezioni. Ma io la penso esattamente come lui. Agenda Landini. Posso lanciare però un tema che anche con Landini. Sì. Sentiamo spesa, se l'agenda Landini è in quaderno. La prima persona che sento che dice io so dove andare a tagliare la spesa pubblica. CGIL e Confindustria negli ultimi giorni hanno fatto dei piani pazzeschi, 150 miliardi per CGIL, 180 per Confindustria, dicendo tagliamo la spesa pubblica. Dove? Bisogna capire dove, perché tanta la spesa pubblica e alcuna vuol dire tagliare la nostra pelle, perché se tu tagli i posti negli ospedali stai tagliando mia possibilità. C'è un solo modo, che è quello delle famiglie. Quando tu vuoi che uno spenda meno gli dai meno soldi. Il problema nostro è che noi continuiamo a dire, in qualunque modo si arriva a un'offerta di 800 miliardi, perché se non basta aumento l'IMU, perché se non basta aumento l'IRA, perché se non basta aumento le tasse, perché quella è la spesa pubblica. Fin quando tu non uccidi quel tabù e dici no, questo paese con 800 miliardi di spesa pubblica non ce la fa più. La politica inizia a dire le idee su come posso andare avanti con 600 miliardi di spesa pubblica, che è il massimo che in questo paese, in questo momento il paese può sopportare. Allora posso dire l'IMU sulle prime case, non lo metto più. Allora posso dire faccio una l'IRAP, che è una tassa che fa passare in perdita le aziende, certo, che magari riescono ad arrivare in pareggio, non la metto più. O ma tu hai questo atto coraggioso. Che una spesa più intelligente in questo paese si può fare. L'altra mattina tu mi hai raccontato in trasmissione, quando facevi il sottosegretario alla difesa, hai trovato 60 milioni messi come posta per la vigilanza. Peccato che la difesa è fatta di carabinieri, di poliziotti. E ho detto, siete matti? E li ha cancellati. Ma si possono fare queste cose su larga scala e smettere di buttare i soldi? Bisogna che intanto è una bella domanda. Landini, segue. Che cosa bisogna fare su questa spesa pubblica? E bisogna andare a prendere i soldi dove sono. Perché avere 120 miliardi di evasione fiscale all'anno, ad esempio, è un tema da affrontare. E la CGIL ha fatto delle proposte indicando che con determinate operazioni si può andare su una strada anche di recupero molto forte, con una progressività, con l'introduzione anche di forme di patrimoniale, che non siano solo sul patrimonio immobiliare ma proprio sulla ricchezza, e che si affrontino sostanzialmente temi di questa natura. Tassi. Così come ci sono costi notevoli sulla corruzione, sull'illegalità, quello che ha fatto sia il governo Berlusconi che il governo Monti. Voglio fare due esempi. Dire che adesso c'è il 30%, come chiedere in questa fase di aumentare l'orario di lavoro, è un'altra sciocchezza pura, perché il problema è quello di redistribuire il lavoro che c'è e